carissime sorelle, fratelli, familiari, amici, tutti. Siamo a Natale. Il tempo corre veloce e la liturgia ci inserisce ancora una volta nel mistero dell'amore di Dio che per noi si fa carne nella piccolezza e fragilità di un bambino, di un neonato, nel silenzio e nella povertà di una stalla, nella purezza e nella disponibilità di una fanciulla, Maria. Il Natale è la festa della luce che squarcia le tenebre, della pace che riconcilia i nemici, della tenerezza che vince l'indifferenza e l'egoismo. Il Natale è la festa della carità. Don Orione ci ripete oggi: il Natale ci fa sentire qualcosa dell'infinita carità di Gesù, che cerca di farsi amare con una bontà suprema ed una delicatezza infinita, sin dal suo nascere. Quante lezioni di umiltà, di fede, di semplicità, di povertà, di obbedienza, di abbandono alla Divina Provvidenza ci dà Gesù dal presepio. Soprattutto Gesù dal presepio ci grida: carità, carità, carità. Carissime e carissimi tutti, recandoci al presepe in questa notte di Natale, troviamo la fonte, la sorgente di questa carità che è Gesù stesso. Corriamo dunque come i pastori, corriamo con la brocca della nostra vita, con la nostra sete di infinito, con la nostra sete di pace, di gioia, di amore e fraternità, e attingiamo a questa sorgente divina. Abbeveriamoci alle acque vivificanti dell'amore di Gesù. Rinvigoriamo la nostra vita attingendo a questa fonte di acqua viva, e diventiamo anche noi carità di Dio per chi incontreremo nel nostro cammino. Il Natale faccia rinascere in ognuno e in ognuna di noi tutto il bello, il buono e il vero che Gesù bambino ci offre in abbondanza dal suo presepe. Buon Natale a ogni piccola suora missionaria della carità, ai confratelli figli della Divina Provvidenza, ai laici del Movimento Laicale Orionino, ai giovani orionini di tutto il mondo, a tutti i membri della grande famiglia orionina, buon Natale. Buon Natale anche alle nostre famiglie, ai nostri amici, ai dipendenti, ai collaboratori, ma anche buon Natale ai nostri poveri, ai nostri bambini, ai giovani e ai ragazzi delle nostre scuole e dei piccoli cotolini. Che tutti possiamo attingere in questo Natale alla sorgente inesauribile di amore e di tenerezza che è Gesù. Ma anche un felice anno 2015, che per noi, piccole suore missionarie della carità, è l'anno della riconoscenza a Dio per i 100 anni della nostra fondazione. Che per ogni piccola suora missionaria della carità sia un evento interiore di rinascita, di rifondazione, di rinnovamento, di poter esprimere e testimoniare con la vita e con le opere la bellezza della nostra vocazione consacrata orientale. Buon anno a tutti, e che nell'Eucaristia di questo Natale ci uniamo nell'abbraccio dell'amore e della tenerezza di Dio fatto uomo per noi. Ancora una volta, auguri di buon Natale.